Mi avete chiesto di analizzare e recensire questo film che devo ammettere, dopo aver visto il trailer, mi sembrava discretamente interessante. Invece, vabbè, andiamo avanti, va? Prima di iniziare, iscrivetevi, attivate le notifiche e mettete un bel mi piace. Seguitemi anche su Instagram dove pubblico diverse cose interessanti. Nome del profilo: allab_autoanimatedfilms. Iniziamo dai lati positivi, perché sì, questo film ha dei lati positivi. Le scenografie le ho trovate molto fantasiose e interessanti. Il finale, tranquilli, non sto facendo spoiler, è molto particolare per un film animato. Vabbè, ultimamente Netflix Animation sembra ossessionata dai finali alternativi, il che a parer mio è una buona cosa. Adesso però passiamo ai lati negativi. Iniziamo dalla trama. Interessante, ma va troppo di fretta. In pochi minuti da inizio film siamo già allo svolgimento e abbiamo anche diversi piccoli buchi di trama. Troppo comica e poco sviluppata. Penso che l'intero film doveva possedere dei toni più seri. Magari evitiamo di arrivare a creare un lungometraggio tipo quelli dello studio Ghibli, ma almeno ai livelli di Kung Fu Panda, che riesce a possedere sia scene comiche che delicate. E a proposito, l'unica nota negativa che avevo colto nel trailer era l'apparente somiglianza col film del 2008, che continuo a confermare. Il demone che vediamo all'inizio ricorda molto Tai Lung, e poi abbiamo raffigurate tradizioni orientali, anche se vabbè, questo non è che c'entra molto. Mi avete scritto che in questo lungometraggio avete trovato diverse somiglianze con Hercules e le foglie dell'imperatore. Effettivamente è vero, prendiamo in considerazione i personaggi del classico del 97. Abbiamo un eroe sottovalutato, un antagonista blu e due aiutanti con un quoziente intellettivo basso. Adesso passiamo al classico Disney del 2000. Abbiamo un protagonista narcisista, egoista e che detesta il suo aiutante disposto a dargli una mano nel momento del bisogno. Direi che ci sono un bel po' di scopiazzature. Un altro problema che ho notato riguarda la caratterizzazione e l'espressività dei personaggi. Mi spiego meglio. Non so voi, ma molti film in CGI usciti dopo il 2020 possiedono un design meno realistico e più comico. Prendiamo come esempio Joe Gardner. I tratti del volto, la corporatura e le mani lo rendono molto realistico, insomma, simile a una persona reale. Stessa cosa per Andy in Toy Story 3, o che ne so, Riley in Inside Out. Adesso passiamo a Luca e Alberto, viso stilizzato, corporatura minuta e mani alla Morandi. Piuttosto astratto, ma molto originale. Pixar ha continuato con questo stile anche in Red e Elemental, eppure Netflix ha utilizzato questo nuovo tipo di design, dato che possiamo vederlo in Nimona e anche qui. Dove però qualcosa non è andato per il verso giusto. Gli immortali, ad esempio, sempre in ambito grafico, mi sembrano molto strani. Detta in breve, ho trovato il character design e le reazioni dei personaggi molto irreali. Diciamo che c'è una grande espressività che a tratti mi sembrava molto finta. Mi dispiace ammetterlo, ma purtroppo questo film non mi ha soddisfatto. Per ora penso sia il peggiore tra quelli della Netflix Animation. Scrivetemi una vostra opinione nei commenti. Ci vediamo presto con un nuovo video.